Benvenuti o bentornati su Fantapolene, è arrivato il primo colpo dell'era 777 Partners in questa sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Silvan Hefti, che è stato acquistato a titolo definitivo dallo Young Boys per una cifra complessiva che si aggira intorno ai 5 milioni di euro, quindi anche una cifra importante. In questo video vi andrò a dire quali sono le mie considerazioni su questa manovra di mercato, qual è il potenziale del giocatore, dove giocherà, se giocherà titolare o meno, se è il colpo giusto. Gli andrò a dare anche un voto, diciamo, sintetico, consigli per il fantacalcio per chi volesse puntare su di lui, insomma, tutto quello che c'è da dire su questo giocatore. Allora, non è la prima reale manovra della nuova proprietà del Genoa, perché la prima vera scelta è stata quella di Andriy Shevchenko come guida tecnica. Trovate sul mio canale il video relativo alla scelta di Shevchenko per la panchina del Genoa. E non è neanche il primo colpo di mercato della nostra Serie A. Sempre sul mio canale trovate i video relativi all'acquisto di Ikoné da parte della Fiorentina e all'acquisto di Boga da parte dell'Atalanta. Però questo è un colpo particolare, perché è una squadra che ricopre una posizione di classifica d'emergenza, una squadra che è in zona di retrocessione e che deve, secondo me, attingere dal mercato quello che può permettergli di raggiungere la salvezza. Per cui il mercato invernale del Genoa sarà molto importante per vedere quali saranno le possibilità di salvezza della squadra, ma anche per vedere e testare, diciamo, sul campo le prospettive, le ambizioni di questa nuova proprietà. Il primo colpo è Silvan Hefti. Chi è Silvan Hefti? È un esterno di difesa basso, che in carriera ha quasi sempre giocato come terzino della difesa a 4, giocava nello Young Boys, che appunto ha come modulo di riferimento il 4-4-2. È un giocatore molto tattico, molto intelligente tatticamente, che è più bravo in fase difensiva piuttosto che in fase offensiva. È un giocatore che ha come principale qualità quella della corsa. Non che sia particolarmente veloce, ma è un giocatore che corre per 90 minuti, un giocatore che va su e giù sulla fascia senza sentire la fatica. Secondo me è questo il principale motivo per cui viene, diciamo, affiancato a un ex calciatore, sempre svizzero, come lui, che in Serie A ha fatto la sua fortuna, cioè Stefan Lichtsteiner. In patria lo paragonano a Lichtsteiner. Noi lo conosciamo bene, ha vestito soprattutto, cioè ha fatto bene soprattutto con le maglie di Lazio e Juventus, e le sue principali qualità erano proprio queste, cioè la capacità, l'intelligenza tattica e la duttilità tattica e il fiato incredibile che aveva questo giocatore, che anche quando c'erano i turni infrasettimanali giocava 95 minuti a partita. E al 95esimo della terza partita era come se avesse iniziato a giocare da un minuto. Era un giocatore veramente instancabile. Era un giocatore a cui nessuno degli allenatori che ha avuto l'onore di allenarlo ha mai fatto a meno. Piuttosto lo spostavano per il campo, lo mettevano in ruoli non suoi, ma in campo Lichtsteiner c'era sempre, proprio perché era un giocatore indispensabile per gli equilibri tattici della squadra in cui giocava. Ecco, Hefti è un giocatore molto simile, e considerando che Shevchenko è un allenatore molto attento agli equilibri della propria squadra, lo ha dimostrato anche allenando l'Ucraina, che lui ha sempre messo gli equilibri davanti a tutto come priorità nella sua idea di calcio. Ecco, Silvan Hefti sicuramente un giocatore che l'allenatore ucraino apprezzerà molto, perché si tratta di un giocatore che è l'essenza del suo pensiero calcistico. È un giocatore ancora piuttosto giovane, ha appena 24 anni. È un giocatore che quando entra nella metà campo avversaria è comunque pericoloso. Ho detto prima che è più bravo in fase difensiva che in fase offensiva, ma perché in fase difensiva è bravo, cioè è proprio bravo. Però in fase offensiva non ha un piede da buttare via. Ha un buon piede destro con cui fa dei cross ben calibrati. Non è uno che sparacchia le palle in mezzo senza guardare, è uno che cerca sempre il compagno meglio posizionato. Quindi è un buon crossatore, non è un crossatore eccezionale, ma è un buon crossatore. E poi chiedere ai tifosi dell'Atalanta sa anche tirare, perché lo si è visto nella partita di Champions League, che poi è costata il passaggio del turno
all'Atalanta, la trasferta appunto in Svizzera contro lo Young Boys, dove il gol del momentaneo 3-2 per lo Young Boys lo segnò proprio Hefti con un sinistro da fuori area all'incrocio dei pali, un gran sinistro che riuscì a bucare la porta della Dea. Quindi è un giocatore che anche quando decide di tagliare verso l'area di rigore è pericoloso. È principalmente destro di piede, difficilmente fa affidamento al suo piede sinistro, nonostante il bellissimo gol in Champions contro l'Atalanta l'abbia segnato con il piede debole, però è un giocatore che diciamo può essere utile anche in fase offensiva, ma dà il meglio di sé in fase difensiva. Il dubbio dove può venire fuori? Il dubbio può venire fuori sul suo schieramento tattico. Efti è un giocatore che ha sempre giocato come terzino basso, sia allo Young Boys dove ha giocato sta stagione, sia al San Gallo che è l'altra squadra in cui ha giocato in carriera. Lui è cresciuto nelle giovanili del San Gallo e poi ha giocato 3 anni, 4 anni, insomma, in prima divisione con il San Gallo. Poi è stato acquistato appunto dallo Young Boys per 1,5 milioni, 1,3 milioni euro, una roba del genere. Ora Young Boys l'ha venduta a 5 milioni, quindi ha fatto anche una bella plusvalenza. E ecco, lui ha sempre giocato come terzino basso a destra. Il Genoa quest'anno ha sempre giocato con il 3-5-2, anche quando è arrivato Shevchenko ha puntato sul 3-5-2. E quindi in questo schieramento tattico con il 3-5-2, Efti ovviamente andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro nel centrocampo a 5, ruolo che quest'anno è stato ricoperto prevalentemente da Ghiglione e da Sabelli. E quindi Efti andrebbe a giocare su quella fascia. Può giocare in quel ruolo avendo questa grande capacità di corsa e questo grande adattamento tattico? Assolutamente sì. Può sicuramente giocare come esterno di centrocampo. Ovviamente bisognerà dargli il tempo di ambientarsi nel nostro calcio, di entrare negli schemi, nei movimenti della squadra. Però è un giocatore che in prospettiva anche relativamente breve, ad esempio un mese di tempo, può tranquillamente essere il titolare del Genoa sulla destra. Fin tanto che non si adatterà e non entrerà negli schemi, c'è comunque Ghiglione come titolare che per me, secondo il mio modesto parere, non è un giocatore da buttare via, assolutamente. Anzi, ecco qua, io vado a fare una piccola critica, ecco, nei confronti del Genoa. 5 milioni non sono pochi. Efti secondo me li vale, quindi non sono soldi buttati via assolutamente. Però vedendo la situazione di classifica del Genoa e vedendo quali sono i punti critici a giro per il campo del Genoa, perché secondo me soffre in altre zone del campo, ad esempio la porta dove Sirigu non è più assolutamente affidabile, a centrocampo soprattutto nel creare occasioni al gol, la sottopunta, il trequartista o la mezzala di inserimento, manca quello a questa squadra. È mancato il centravanti, però destro è stato infortunato entra la luce. Secondo me Genoa ha bisogno di un altro tipo di rinforzi. Efti in prospettiva è meglio di Ghiglione, però il miglioramento che Efti dà rispetto a Ghiglione non è così impattante da poter diciamo aumentare le possibilità di salvezza del Genoa, secondo me. Ora ovviamente questo non sarà l'unico colpo del mercato invernale del Genoa, arriveranno anche altre manovre, però le priorità secondo me sono altre. Detto questo, io non escludo che il Genoa possa anche cambiare modulo, cioè ora bisognerà vedere quali saranno le altre manovre di mercato che farà la società del Grifone, però con la squadra attuale e l'inserimento di Efti, siccome secondo me sbattere Ghiglione in panchina è un peccato, uno spreco, io non vedrei male un 4-4-2 con difesa a 4, con Efti come terzino destro, Criscito come terzino sinistro, coppia di centrali che poi deciderà Shevchenko. Secondo me Vasquez è quello più affidabile, quindi io direi Vasquez Biraschi, però insomma ci sono anche Vanois de Maximovic e c'è Masiello, insomma le scelte lì sono tante. Nel centrocampo a 4, Ghiglione a destra, Cambiaso a sinistra, Badel come mediano, il secondo mediano può tranquillamente farlo Rovella, e poi destro come centravanti e una seconda punta che secondo me il Genoa deve acquistare necessariamente, perché ha bisogno proprio di un giocatore che leghi i due reparti, l'attacco con il centrocampo. Però
avresti delle fasce abbastanza piene, perché avresti sulla sinistra Criscito e Cambiaso, e sulla destra Efti e Giglione. Quindi, cioè, a livello di cross e di sovrapposizioni, stai proprio tranquillo, ecco, sulle fasce. Però sono giocatori che hanno anche la fase difensiva, hanno tanta corsa, hanno tanta duttilità, quindi sono giocatori che secondo me possono giocare anche tutti e quattro insieme. Ecco, questo è un po' il concetto. A livello di cifre, 5 milioni, ripeto, secondo me non sono esagerati per un giocatore che ha queste qualità, che ha questa età, a 24 anni. Un giocatore che per caratteristiche secondo me si sposa benissimo con il campionato italiano, quindi secondo me è un acquisto che anche a livello di cifre ci sta assolutamente. Per quanto riguarda il fantacalcio, può essere una buona scelta come settimo, ottavo slot nella vostra difesa. Se giocate con il fantacalcio classico, e quindi sarà sicuramente listato difensore, Efti può essere una buona scelta, perché io dubito che un giocatore pagato 5 milioni in quella zona di campo faccia la panchina tutto l'anno. Magari inizierà in panchina, ma poi diventerà titolare, quindi può essere una buona scelta per il Seino, tenendo però di conto che il Genoa comunque concluderà la sua stagione in una zona di classifica non esaltante, quindi sono sicuramente più le partite che perde di quelle che vince, per cui un difensore di una squadra che perde rischia anche magari di scendere sull'insufficienza abbastanza spesso. Qualora Efti dovesse giocare nel centrocampo a 5 e Genoa confermasse il 3-5-2, potrebbe anche portare qualche bonus. Quindi magari acquistato a prezzo base a 1, come settimo ottavo slot, se avete dei titolari sicuri nel vostro reparto, può essere anche un buon acquisto. Se invece giocate con il Mantra, io eviterei di prenderlo, perché penso sarà listato come terzino, tutt'al più come esterno, e il fatto che non sia sicuro al 100% della titolarità lo rende secondo me una seconda scelta. Potete fare al massimo la coppia Ghiglione-Efti. Ma si tratta di una coppia discutibile, ecco, una coppia di esterni di difesa di centrocampo del Genoa non è proprio il massimo. Però se fate il Mantra e siete numerosi, ci può stare anche di fare una scelta di questo tipo. Che voto do a questo acquisto da parte del Genoa? Do un 7. Do un 7 perché secondo me è un giocatore che farà bene, è un giocatore che si sposa bene con l'idea di calcio di Shevchenko. La cifra che è stato pagato è una cifra giusta, perché 5 milioni non sono tanti per un giocatore di questo tipo, e quindi secondo me il 7 se lo merita. Non gli do di più perché, per quello che ho detto prima, perché secondo me non era una priorità di questa squadra, almeno che il Genoa non cambi modulo e non passi al 4-4-2. E allora sia stato preso per fare il titolare basso a destra, tenendo Giglione a centrocampo. Questo è l'unico, diciamo, se il Genoa dovesse passare al 4-4-2, può anche diventare un 7,5. Ecco, questo acquisto qua. Queste sono le mie considerazioni sull'acquisto di Efti da parte del Genoa. Ci vediamo ai prossimi video. Commenterò altri colpi di mercato se dovessero arrivare delle ufficialità. E se no, si va diretti alle partite che verranno giocate nel weekend dell'Epifania. Buona giornata a tutti.